Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Into the Wild, credo sia l'ottava stagione più o meno. E beh, l'avrete sicuramente riconosciuto alle mie spalle perché è l'immagine che c'è su una nota marca di biscotti che non cito per non fare pubblicità, ma oggi siamo all'Alpe di Siusi, partiamo da 1700 metri di altezza e raggiungiamo l'altopiano dello Sciliar dove c'è il rifugio Bolzano. Dopo 100 metri, 50 metri di dislivello si arriva qua sull'altopiano, avete visto un panorama già incredibile, ma da sopra sarà ancora migliore, quindi guardate il video fino in fondo. Vi do una dritta sul parcheggio, qua sopra sull'altipiano c'è un parcheggio che si chiama P1 che è gratuito e un parcheggio P2 che invece costa 9 euro e tutto sommato la differenza di dislivello sarà questa cinquantina di metri in più che fate parcheggiando nel parcheggio P1 che invece è gratuito. Quindi siccome in generale in Alto Adige si paga praticamente tutto ovunque, sia per parcheggiare sia per prendere le funivie, qua la funivia costa 18 euro per arrivare fino in cima. Vi consiglio, se venite qua sull'Alpe di Siusi, di parcheggiare al parcheggio P1, anche per sciare, perché poi partono anche da lì delle seggiovie. Questa malga impronunciabile, il cui nome è impronunciabile, è il punto più basso, ecco, perché si parte da una certa quota e dopo si scende e si arriva a questa piccola malga. Vi ho ripreso il nome per farvela cercare anche eventualmente sulle mappe e da qua, che siamo a 1800, si sale fino a 2400, cioè al rifugio Bolzano dove dobbiamo arrivare. Per questo momento di calma del vento per mostrarvi un po' le varie cime. Allora, quella che state vedendo ora è il Sasso Lungo, poi nella parte più là c'è il Corrodella e poi si vede il Pizboe, quindi l'intero gruppo del Sella, e poi qui davanti in primo piano c'è il Sasso Piatto. Sono circa sui 2000 metri, la vegetazione, come state vedendo, è completamente cambiata, c'è solo roccia e qualche filo d'erba, qualche ciuffo d'erba, le piante sono completamente sparite, c'è qualche pino mungo piccolo basso, ma le piante sono tutte sparite. Manca poco, qua sopra c'è la vetta e poi arriviamo a vedere il rifugio. Thank you.
siamo arrivati al rifugio e con questa meravigliosa vista a 360 gradi su tutte queste cime che sono il gruppo del Catinaccio, qua dietro ci sono le Odle e poi si prosegue, ci sono le Torri del Violet e alla fine c'è il Pizboé e il Sasso Piatto. E adesso vi mostro il macello che ha creato la tempesta di Vaia, quindi faccio un po' di zoom sulla parte in cui Vaia, con la terribile tempesta, ha distrutto milioni di alberi. Tutte quelle zone prive di alberi, che si vede un po' di marrone, no? C'è qualche strada che ci passa attraverso, sono zone completamente spianate dalla tempesta di Vaia. Di vento, non so se si sentirà bene quello che ho da dirvi, ma comunque qui appena sopra il rifugio Bolzano c'è una piccola cima che si chiama Cima Pez, che si raggiunge in 20 minuti, quindi adesso facciamo un piccolo salto, poi da là, vento permettendo, i saluti finali. Anche la prima puntata dell'ottava stagione di Into the Wild finisce qui. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me. Vedete, siamo arrivati sulla cima del Monte Pez, sono più di 2500 metri. Io vi mando un grandissimo abbraccio e vi lascio con una bella panoramica a 360 gradi di questo paesaggio incantevole qui in Alto Adige. Un abbraccio a tutti e ci vediamo tra qualche giorno per la seconda puntata.